Dimmi un po' che è successo con i Marocchi qua. Di, ma parla Sant'Andreano, proprio, va. Dai. È successo che i Marocchi hanno fatto stagio. Ma chissà come succedeva, poi si sono portate, fammi capire. No, le donne sono rimaste qua. Una a Sant'Ambrogio, una signora, è stata violentata. Violentata ai Marocchi, ha fatto il mio figlio. Tuo figlio era tutto per un po' di tempo, gli ho mandato a Pascia una grappa, me lo ricordo io, perché lo conosco io. Poi c'è stato, che si danno la legge, che questi Marocchi sanno ritirati questi nascituri, insomma, dei militari. Quindi sono tornati in Algeria. Tornati in Algeria e in Marocco pure, si hanno pigliati. Quindi queste creature si sono cresciute e si sono portate là. Sì, ma sono stati per un po' d'anni qua, hai capito? Addirittura le famiglie mi mandavano a passare la grappa, questa signora che faceva il marocchino, mi mandava la grappa, io non ricordo questo marocchino, che non voglio un figlio piccolo. Quindi pure a Sant'Andrea hanno fatto danni i Marocchi? Sì, però pure a Sant'Andrea hanno fatto danni i Marocchi. Sì, sì. Ma poi chi li comandavano? I francesi? Sempre i francesi. Ma pure i francesi facevano le schifezze. Vabbè, i francesi pure erano delinquenti, però se solo facevano, si servivano dei Marocchi, capito? Infatti il generale francese ordinò il fatto della cosa tre giorni. Però avvertì pure la popolazione italiana, insomma, dei paesi che si stavano attendo, perché ci bastavano. Quindi la cosa nuova che mostra che praticamente queste creature sono cresciute e si sono ripigliati i genitori in Marocco. Sì, si hanno ripigliati. Ho i genitori, ho pure proprio la nazione dell'Algeria, si sono ripigliati loro. Sì, si sono ripigliati. Almeno si è verificato a Sant'Ambrogio, perché c'è stato uno che